Referendum numero 5. Scheda di colore verde. Candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura. L'ultimo quesito, il quinto, avrà una scheda verde. Si chiede di abrogare l'obbligo di raccogliere da 25 a 50 firme per candidarsi come membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Oggi ogni magistrato deve avere, per candidarsi, almeno 25 firme a suo supporto. Se vincesse il sì, i magistrati potrebbero presentare la candidatura senza dover raccogliere le firme, tornando alle regole del 1958, quando tutti i magistrati potevano proporsi per il CSM. Oggi le correnti della magistratura decidono chi siede al CSM. Il CSM è un organo importantissimo perché veramente decide sulla carriera dei giudici, quindi è un organo al quale devono sedere dei magistrati indipendenti. Con il sì ai referendum, quello che noi vogliamo è che qualsiasi magistrato possa andare al CSM. Magistrati liberi, magistrati indipendenti al CSM sono fondamentali. Quindi votare sì significa dire basta allo strapotere delle correnti. Se dovesse vincere il no, resterebbe l'obbligo delle firme per candidarsi. Nei fatti non cambierebbe nulla. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un quesito farsa, promosso non per risolvere i problemi o per eliminare una legge o una parte di essa perché ritenuta sbagliata, ma per punire e umiliare la magistratura. Le correnti che si vogliono eliminare con questo quesito, che poi non è vero, non è possibile, le correnti sono solo la manifestazione della politicizzazione del CSM. Ma qualsiasi organismo elettivo sottostà automaticamente a pratiche di consenso, affiliazione politica degli elettori. Sarebbe forse stato più utile trovare uno strumento diverso per l'individuazione dei componenti del CSM, strumenti su cui però i promotori del referendum non intendono confrontarsi. Siamo sicuri che le correnti vadano cancellate perché sarebbero ormai diventati solo organismi di gestione del potere e strumenti per fare carriera? Sono così anche i partiti politici. Vogliamo levare anche i partiti politici? Le firme per una candidatura sono una costante in quasi tutti i sistemi elettivi. Vogliamo cancellare la raccolta delle firme per presentarsi alle elezioni politiche? Serve, la raccolta delle firme serve semplicemente per, come dire, una scrematura iniziale per garantire che chi si candida abbia un minimo di rappresentanza. Se riteniamo che il Consiglio Superiore della Magistratura debba essere retto da persone elette, sulla base evidentemente di una proposta politica, perché sarebbe correttamente così, cioè una proposta basata su un progetto con una visione organizzativa della magistratura, allora benvengano le correnti e le elezioni del CSM. Se invece pensiamo che il CSM debba essere composto da magistrati integerrimi e super partes, e che si impegnano al meglio a gestire la funzionalità della magistratura senza avere una particolare visione o delle diverse sensibilità, allora tanto vale sorteggiarli. Il sorteggio è un buon sistema quando è riservato ad una specifica categoria di persone con titoli e caratteristiche ben definite, e avrebbe come conseguenza la fine di qualunque corrente. Ma su questa soluzione i promotori del referendum non sono mai stati disponibili a ragionare, perché a loro tutto sommato fa comodo un CSM ostaggio delle correnti e una magistratura in cui meritocrazia e capacità non sono quasi mai di casa. Nel CSM siedono rappresentanti indicati dal Parlamento, alcuni ex politici. Quanti ex membri del CSM togati, cioè eletti dai magistrati, o ex magistrati poi sono finiti dopo il periodo nel CSM in Parlamento? E di questo non ci preoccupiamo?